c'è. Fino a quando te lo dico.
metti alla camera davanti invece di quello di non te lo fa perché sei collegato, eh? Allora falla, guarda, guarda tu questa che ti sta guardando, no, però il più puntuali possibile, grazie. Iniziate a prendere posto, grazie. Thank you.
meglio una prova da casa. Due minuti e iniziamo. Giulia ce la può. Eccoci qua, due minuti e iniziamo. Vi chiediamo di lasciare libere le vie di accesso, di sederci e iniziamo questa giornata importante. Vai, vai, l'approccio andava già bene, dai, iniziamo a sederci. Presentazione di Anima Perugia.
buonasera, benvenute e benvenuti a questo momento così importante. Grazie. Allora, la canzone che state ascoltando si intitola Miracoli e dice: noi crediamo nei miracoli che la gente può fare. Così recita la canzone di Cristina Donà. E tutti noi siamo qui oggi per scrivere una storia che non c'era, una storia che possiamo scrivere insieme. Come stai, Giulia? Come sto? Sto molto bene, specialmente vedendo tutte voi e tutti voi qui. Tra l'altro sono anche un po' emozionata, non lo nascondo, anche perché noi qui ci troviamo in un posto che ha un nome simbolo, l'Auditorium Aldo Capitini. Verissimo, Aldo ci ha lasciato tantissime sollecitazioni, poche ne abbiamo recepite nel tempo. E per te, Giulia, qual è per esempio la frase di Aldo Capitini a cui sei più legata? Penso quella che un po' tutte noi e tutti noi conosciamo, ovvero: la mia nascita è quando dico un tu, mentre aspetto l'animo già tende, andando verso un tu ho pensato gli universi, e siamo qui proprio per dire tanti tu. E così tanti tu, andiamo che abbiamo tempo per applaudire, così tanti tu che potremo davvero costruire un noi sempre più forte, un noi che ci permetterà di avere tanti universi possibili. In questi mesi, in questo mese, sembra passato un anno da quando il 2 febbraio è uscita questa luce, in questo mese si è veramente percepito un entusiasmo importante, iniziamo a incontrarci per strada e a sorriderci nuovamente. Si percepisce veramente una possibilità, la possibilità di una città nuovamente contendibile, una città nuovamente piena di desideri. E in questa città e in questo momento così pieno di desideri, così pieno di fervore, avremo con noi ospiti che Vittoria ha voluto fortemente che parlassero di alcuni valori fondativi per tutti noi. Andremo con loro a capire quali saranno i modelli che verranno sviluppati nei mesi a venire. Prima di iniziare però, vi chiederemo qualche minuto per comporre insieme l'ecosistema dei valori che guiderà il nostro cammino in questo straordinario viaggio collettivo che è veramente, veramente riduttivo chiamare campagna elettorale. Saremo chiamate tutte e tutti insieme a dare un contributo alla costruzione delle parole cardine di questo programma. Vi spiegheremo meglio. Prima di tutto ciò, abbiamo sentito l'esigenza di regalarci, di concederci un'emozione. Infatti, ci sarà un dono di una grandissima anima della canzone d'autore italiana. Amiche e amici, abbiamo il grandissimo piacere di avere qui con noi Paolo Benvenu, che ci canterà Cerchi nell'acqua. Caminare.
il tuo viso, le mie mani sono la stessa gioia immensa. Cerchi nell'acqua che non sanno nuotare e si infrangono. Importante condividere una direzione, riconoscere i nostri valori e frantumare tutte le distanze che ci dividono. Ora infatti inizieremo un piccolo gioco, facciamo un po' di spazio che ci permetterà di condividere le istanze di tutte e tutti noi. Sullo schermo verrà ora proiettato un QR code, ne siamo abituati ormai negli ultimi tempi. Vediamolo. Eccolo qui, potete... Allora, cosa dobbiamo fare? Ognuno di voi potrà inquadrarlo con il proprio telefonino e poi digitare, attenzione, una parola che sente propria, che sente necessaria per questo momento storico. La restituirà poi come dono, come emergenza personale o collettiva. Attenzione, chi non riesce a inquadrare il QR code sullo schermo potrà trovarlo in versione cartacea. Sparso per la sala, dovrebbe essercene anche uno proprio all'ingresso. Vogliamo provare a fare una prova? Proviamo a fare una prova. Ok, io vado con il cellulare, nonostante anch'io non sia...
sia bravissimo in queste cose, devo ammettere, infatti non ce la faccio. Ok, eccomi qua. Eccole, già compaiono le prime parole. Ah, bravissimi, siete più bravi di noi. Allora, tutte queste parole pian piano andranno a comporre un unico quadro, una nuvola piena di tutte le vostre parole, di tutte le vostre urgenze, necessità. E queste parole comporranno sullo schermo questa nuvola, e più la stessa parola verrà digitata, più diventerà grande su questo schermo. Tutte queste parole daranno vita poi alla grande anima condivisa che porteremo con noi. Avete tempo fino alla fine della canzone che inizierà, ok? Al termine avremo questo grande puzzle di parole che porteremo con noi in tutto questo viaggio. Iniziamo! Avevamo previsto tutta questa gente, per cui si è intasato tutto internet, era la nostra speranza. Grazie della partecipazione. Qualcuno diceva le parole sono importanti, e queste parole credo che lo siano, soprattutto per Vittoria, quindi grazie a tutti voi. Allora, adesso entriamo proprio nel vivo dell'evento, leggendo un testo di un'autrice, di una persona molto molto cara a Vittoria, Clara Sereni, che per Vittoria è sempre... Sì. Clara Sereni è stata per Vittoria, ma per tutti noi, esempio e ideale perfetto di un impegno rivolto innanzitutto agli altri. Clara Sereni ha infatti fondato l'Età del Sole Onlus, che è stata e sarà per sempre una delle case più preziose che Vittoria abbia mai abitato. La Città del Sole Onlus nasce nel 1998 per sviluppare innovazioni in campo psichiatrico attraverso la costruzione di progetti che si muovono all'interno di quella che viene identificata come psichiatria di comunità. Uno di questi progetti è... Uzione! Numero zero, il primo ristorante inclusivo dell'Umbria, luogo nel quale si promuove la cultura della diversità attraverso il lavoro, inclusione, non a caso è quella più grande, e per far nascere il quale Vittoria ha dato tutta se stessa fino a diventare cavaliera del lavoro. E informatico che ci fa sempre più soli, disinformati e incapaci di giudizio. Una globalizzazione che sempre più ci rende pedine di un gioco giocato chissà dove.
la funzione e il senso della parola, che nel fragore di tante parole e di tanti messaggi inevitabilmente scoloriscono. La verità non è più rivoluzionaria. Se le versioni se ne danno, sono infinite. Si perde il filo e la capacità e l'urgenza delle domande più nette e meno passibili di elusione. Chi paga il prezzo dell'innovazione e dello sviluppo? E per comprare che cosa? Queste due domande io continuo a pormele a ogni svolta di strada. Un esercizio che irrita alcuni, ma che tuttora non smette di essere utile. Le risposte sono certo complesse e le si può cominciare a costruire soltanto al prezzo di cercare mediazioni, di realizzare compromessi via via più avanzati, di accettare di sporcarsi le mani con la realtà e con le sue contraddizioni. Il cammino è incerto, bussole consolidate per orientarsi non ce ne sono. Indistinguibili le classi, invisibili i poteri, unico dato certo è che gli ultimi restano fuori dalla storia più che mai, benché probabilmente più che mai numerosi. Il prezzo più alto lo pagano loro e in cambio di niente. Dicendomi ultimista, provo a confrontarmi con la loro espulsione, ad assumere come punto di vista il loro. Stare dalla parte degli ultimi, provare a ragionare con la loro testa, la loro pancia e la loro pelle. Inizialmente mi è capitato per ventura, per un pezzo di me che era ineluttabilmente in gioco, più che per cultura o scelta. Dichiararmi ultimista significa alla fin fine dirmi che tanto dolore non è inutile e che a questo mondo, finalmente, se non giustizia, può esserci almeno una scelta di campo non ambigua. Una scelta di campo non ambigua. Clara Sereni. Eccoci qua. Prima di dare la parola a Vittoria, questo pomeriggio saranno con noi quattro amici che hanno deciso di portare la loro testimonianza su questo palco. Parleranno di come animare questa città, come innescare quella scintilla che può farla tornare a brillare. Avremo con noi Marco Grignani, Linda Di Pietro, Simona Marchesi e Damiano Tommasi. E cominciamo subito presentandovi lo psichiatra Marco Grignani. Marco si è sempre dedicato alla riflessione sulle attività delle organizzazioni del servizio pubblico da una prospettiva psicodinamica, in particolare delle comunità terapeutiche e delle strutture semiresidenziali. E oggi ci parlerà di cura della città. Cura. Amiche e amici, abbiamo il piacere di avere con noi Marco Grignani. Prego. Buonasera, scusate, io non sono un po' abituato a fare un attore, quindi sono un po' in difficoltà, mi hanno dato qui una barchetta che teneva il posto dove c'è scritto che... voce, ma così poi fischia? Trepas. Ok, scusate, mi hanno dato una barchetta che dice che ci sono nuove responsabilità che si obbliga a cercare, c'è Gino Strada che dice queste cose, io in un quarto d'ora devo parlare di sanità, salute, cura della città, penso che sarà difficilissimo. Scusate, ma non sono tanto abituato a fare queste cose. Adesso provo a tenerlo così, vediamo se rimbomba. Poi datemi qualcosa. Grossa responsabilità questa di aprire questa kermesse con tutta sta gente. Senza i superpoteri dell'uomo ragno, speriamo che ce li abbia la Vittoria. Magari dopo vediamo quali sono i suoi superpoteri, perché sicuramente ce l'ha, se non altro per richiamare tutta sta gente, insomma, quindi credo che sia in qualche modo importante. Allora, io comincerei con due cose. Intanto parlo di salute e non di sanità. La sanità c'ha a che vedere con l'USL, c'ha a che vedere con l'organizzazione. Io parlo... Bravo!
ancora più complicato. Va bene. Quindi dicevo, la salute è quello, la sanità è quello, la salute è probabilmente un'altra cosa, ma la salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che è questa cosa meravigliosa, il completo benessere psico, fisico, sociale, utopia totale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità però dice anche, in una fase pochissimo successiva a questa definizione, che la salute è anche avere gli strumenti per conquistare queste cose. Allora partiamo da qui per cercare di capire che cosa è successo. Inevitabilmente devo partire dal Covid. Il Covid qualcosa ce l'ha insegnato, che è stato, diciamo così, debellato o depotenziato attraverso un qualche cosa di molto preciso, e cioè non certo gli ospedali, ma la responsabilità civile di tutti che si sono vaccinati e che hanno accettato il lockdown. Queste sono due cose molto importanti, perché non ci dobbiamo dimenticare assolutamente, perché solo attraverso questo noi comprendiamo che cos'è la salute in un altro modo, che non è quello di andare all'ospedale a curarsi, ma è di produrla all'interno della città, all'interno del mondo civile. Questo credo che sia una cosa che ci dobbiamo ricordare. Dal Covid non abbiamo imparato niente, io credo che di nuovo dobbiamo riuscire a imparare questa cosa. E allora su questo fondiamo alcuni principi attraverso i quali forse possiamo riuscire a pensare a un progetto nuovo e diverso. Primo principio, abbastanza semplice, banale, però vorrei che non fosse pensato come una cosa ideologica, ma come una cosa concreta, pratica, che serve per lavorare, che serve per fare le cose. Il primo principio è la democrazia. Io prendo le parole che ho sentito da Mattarella una volta, in cui si diceva che la democrazia, lui diceva che la democrazia, credo che sia vero, perché se lo dice lui probabilmente è vero, che la democrazia è equilibrio di poteri, essenzialmente. E allora noi qui dobbiamo metterci in campo tutti, perché se da una parte ci sono i tecnici, ci sono anch'io tra i tecnici, col nostro studio, con la nostra teoria, con la nostra tecnica, dall'altra parte c'è tutta la cittadinanza, esperti per esperienza, si dice in gergo, e che sono, più di così devo urlare proprio, va bene così? Va bene, allora urlo! Quindi gli esperti per esperienza sono quelli che contano nella città, sono quelli che hanno provato da una parte la malattia, ma dall'altra parte anche la salute, la capacità di mettersi insieme per proporre la salute. Tutti possono parlare di salute, ognuno dal suo punto di vista, ma tutti possono parlare di salute, proprio perché la salute è qualcosa che ha a che vedere con gli strumenti per conquistare il benessere, non il benessere in sé, perché il benessere in sé non esiste, è un percorso, è un cammino, cambia sempre durante la vita. Allora bisogna avere questo tipo di comprensione della salute. Poi dopo cercherò alla fine di arrivare a delle cose pratiche rispetto a questo e vedrete che forse in qualche modo questo discorso diventa un discorso sensato. Secondo principio molto importante che discende da questo è la compartecipazione. Non è una cosa che mi invento io, ma è una cosa che, per esempio, rispetto alla salute, recentemente, nel 2022, è diventata decreto ministeriale, si chiama DM77, istituisce, diciamo così, le case di comunità, la faccio breve perché non ho proprio il tempo di andare a approfondire, definisce che cosa sono le case di comunità, che sono il punto unico di accesso alle cure, il che significa che ci stanno insieme gli operatori della salute, gli operatori del sociale e quindi anche i cittadini che progettano la casa della salute. Ci torno alla fine, però questo è un altro punto molto importante, significativo. La compartecipazione diventa lo strumento centrale per andare avanti della costruzione della salute. D'altra parte è abbastanza logico, abbastanza normale, lo sappiamo tutti, ci sono le istituzioni della società civile, devono diventare produttori di salute, devono diventare produttori di salute le scuole, soprattutto, perché
e ci torno tra un attimo. Specialmente i giovani in questo momento sono in estrema difficoltà. Ve lo dico subito, noi nei nostri servizi abbiamo avuto negli ultimi 3 anni un aumento del 30% all'anno delle richieste di aiuto da parte di giovani. 30 più 30 fa 90, che significa il raddoppio delle richieste di aiuto, quindi immaginate quello che significa. E allora se la scuola non è produttore di salute, evidentemente c'è qualcosa che non va. Lo stesso ovviamente vale per tutti, perché tutti devono partecipare alla cura della città, e qui è il punto centrale. La salute non si costruisce dentro gli ospedali, non si costruisce attraverso la cura della malattia, si costruisce attraverso altri strumenti, ma anche banali, insomma. Una città più pulita, una città più sana, una città più pulita è una città più sana, una città meno inquinata è una città più sana, una città che si aggrega al centro e nelle periferie è una città più sana da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale, perché c'è circolazione di idee, perché c'è circolazione di contenuti, perché c'è confronto, c'è possibilità. E allora qui viene il terzo punto dei principi generali. Il terzo punto è che nessuno deve restare indietro, e cioè la tolleranza da una parte e la solidarietà dall'altra. Non è un principio ideologico, è un principio concreto, appunto. Se noi lasciamo indietro i giovani, 100% in 3 anni in più di richieste di sostegno e appoggio, noi lasciamo indietro il futuro. E questa è una cosa molto complicata, molto grave. Se noi non teniamo in considerazione i giovani, noi non abbiamo più futuro. L'altro pezzo ovviamente sono gli anziani. Gli anziani non sono soltanto cose da buttare che non hanno più nessun valore, costituiscono la competenza, ma soprattutto costituiscono la continuità con quello che c'era prima. Noi non possiamo pensare la vita senza la storia. La memoria è centrale, è fondamentale, tant'è vero che se gli anziani perdono la memoria non stanno più bene, invece noi la dobbiamo conservare, la dobbiamo continuare a portare avanti e a curare. E questo è il secondo. Il terzo punto, ovviamente riguarda me, riguarda la Vittoria in modo specifico, è quello che ha a che vedere con la fragilità, quindi la disabilità, la capacità di accudire, sistemare, collaborare, potenziare, avere la possibilità di tirare fuori le risorse anche dalle persone che non si trovano in condizioni di vantaggio, i disabili, i pazienti della salute mentale, i migranti. Sono stato ieri in carcere, non vi dico quello che succede, per fortuna era il carcere di Pisa, non è che le cose cambiano nel carcere di Perugia. Adesso quest'idea che le carceri italiane sono le migliori del mondo, boh, non lo so, si sta male anche lì, e anche molto da fuori. E quindi ripeto molto rapidamente i 3 principi: democrazia, compartecipazione, tolleranza, solidarietà. Da qui molto rapidamente 2 o 3 proposte che credo siano assolutamente importanti da portare avanti. Intanto esiste una rete dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si chiama la Rete delle Città Sane. In Umbria c'è solo Trevi, mi sembra, che fa parte di queste città sane. Forse sarebbe il caso che Perugia partecipasse a questo tipo di evento. Non solo perché è un qualche cosa che ha a che vedere con un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma perché è un progetto che rientra nella tradizione della città. Alessandro Seppilli, definito da tutti il padre della legge 833, è stato sindaco di Perugia. Quindi credo che sia una cosa piuttosto importante che si possa pensare in questa logica, e questa è una logica molto precisa. Allora, per arrivare a questo, forse, e riprendendo il discorso degli esperti per esperienza, costruire all'interno della città una sorta di consulta per la salute che vigili,
che comunichi con le persone, che faccia capire come le case di comunità sono il centro della nuova salute e il centro dei nuovi interventi. Non è più l'ospedale, devono essere le case di comunità. Le case di comunità devono essere quindi progettate, coprogettate anche dal comune, perché c'è nella legge oltretutto, e è parte della cosa che bisogna costruire. Quindi da una parte questo, da un'altra parte possibilità di arrivarci a proposito di cura della città, perché moltissime di queste strutture sono inaccessibili. Io non parlo di quelle che conosco io, ma qualcuno magari lo sa quanto sono inaccessibili. Tommaso si è fatto tutto il giro del mondo per vedere quante strutture sono inaccessibili, e allora che il comune vigili sul fatto che le città, che i servizi sanitari siano accessibili, è salute. Accessibili dal punto di vista della mobilità, tragitti per arrivarci, traiettorie di pensiero oltre che tragitti, traiettorie culturali per arrivare lì, quindi trasporti, parcheggi possibili, non a 500 milioni di chilometri dagli ospedali, da dovunque, insomma. E anche percorsi pedonali, perché no? Perché qui, vabbè, solita storia dei marciapiedi, la Vittoria non gli piace, però insomma, si inciampa facilmente sui marciapiedi di Perugia. Credo che l'abbiate provato tutti. E quindi anche questo è salute, eh? Anche questo è salute. Non mettiamole da parte queste cose, perché poi se noi pensiamo ad una consulta comunale rispetto alla salute, queste cose sono la cura della città che fanno salute. La cura della città deve essere in tutti i particolari, attraverso appunto la prevenzione, attraverso un'alfabetizzazione di tutti che sappiano che cosa significa salute, che cosa significa sanità, malattie, eccetera, che ci sono differenze, e quindi che ci siano informazioni. Noi di questa storia delle case di comunità ne sappiamo veramente poco, noi addetti ai lavori, figuriamoci le persone, insomma. Eppure dovrebbe essere appunto lezione Covid quello che ci aiuta a tirare fuori qualche cosa di nuovo e qualche cosa di diverso. Allora, a questo punto credo che sia il caso di spendere due parole, poi finisco, per la Vittoria rispetto a questa. Oddio! Allora, la Vittoria, perché la Vittoria? Perché la Vittoria ci ha messo le mani spesso in queste cose, rappresenta quindi la continuità, quello che era, quello che dicevo prima rispetto alla città, agli anziani, alla storia della città. Ha curato la città in tante battaglie, ha curato la manutenzione del centro storico, penso che curerà anche la manutenzione delle periferie, immagino che sarà anche questo, perché questo è molto importante, ancora di più del centro. Se non ci sono le periferie non c'è neanche il centro per definizione. E quindi quale giovane? Essendo giovane prende parte all'altra categoria, quindi ha una visione, ha una prospettiva, ha un futuro, e anche questa è una cosa estremamente importante. Ma la cosa più importante di tutte è la terza. La Vittoria è una che si è sporcata le mani, c'è stata in mezzo, e nessuno può dire che ha fatto delle cose teoriche, perché ci sono delle cose molto concrete, molto pratiche, di cui abbiamo veduto tutti noi in un modo o nell'altro, che lei ha già fatto e che immagino continuerà a fare se vince queste elezioni, con i suoi superpoteri, che sono due. Uno, questo che ho detto, e il secondo, quello che le daremo noi, col voto e con la presenza e soprattutto con la continuità del lavoro tutti insieme. Grazie. Grazie, grazie a Marco Grignani, grazie. Se un uomo attraversa
spazio vuoto, mentre un altro lo sta a guardare, ho già tutto ciò di cui c'è bisogno per iniziare un atto teatrale. Peter Brook, Lo spazio vuoto. Perugia è piena di spazi vuoti, piena. Vuoti urbani che aspettano solo di essere rigenerati e rifiorire in ascolto e dialogo con l'intera comunità. Capiamo come poterlo fare assieme a Linda Di Pietro, che si occupa da più di 15 anni di rigenerazione urbana a base culturale. Allora, Linda è curatrice e manager culturale e dal 2020 Chief Cultural Officer di un luogo meraviglioso che è Base Milano. Fai così, ma... Amiche e amici, Linda Di Pietro! Buonasera. Buonasera a tutte e tutti, siete tantissimi, ma io vi faccio subito una domanda. Chi è di voi che ha avuto, che ha a che fare con degli ex o con delle ex? Alzate la mano. Pochi, pensavo. Vedo laggiù diverse mani alzate. Ecco, io mi occupo degli ex. Sono appunto 15 anni che lavoro con delle ex cose, con ex opifici, ex manifatture, ex mercati, tutto quello che le economie del Novecento hanno abbandonato e che oggi troviamo sulle nostre strade, per lo più vuoti, dismessi, abbandonati appunto. Mi occupo dell'abbandono, mi occupo di quella parte di città che nessuno vuole, a cui nessuno pensa, a cui nessuno dà attenzione. Mi sono occupata dell'ex opificio Siri di Terni, dell'ex manifattura tabacchi di Cagliari. Oggi mi occupo dell'ex Ansaldo di Milano, 12.000 metri quadri di vecchia fabbrica di treni, immaginate. E me ne occupo attraverso la cultura e l'arte, attraverso l'impresa culturale, attraverso la possibilità di mettere a sistema idee, prodotti, processi culturali e creativi che permettono alle città di vivere, di rigenerarsi, di animarsi. E per farlo mi sono dovuta studiare, mi sono dovuta documentare. E per esempio, appunto, ho scoperto una cosa sconvolgente. Secondo voi quanti immobili dismessi esistono in Italia? Vi do un numero qua davanti, che non lo serve. No, vabbè. Sono tantissimi comunque, 750.000 immobili pubblici, attenzione, immobili pubblici dismessi, vecchie caserme, vecchie scuole che hanno chiuso a causa del calo demografico, vecchi edifici religiosi, vecchie aree industriali. Le stime dicono che 50.000 di questi sono fabbriche, ok? Addirittura c'è chi è andato a indagare nelle agenzie immobiliari e ha scoperto che ci sono 100.000 capannoni in vendita, quindi se vi serve capannone, ecco, ce ne sono tantissimi sul mercato. Il Ministero delle Beni e delle Attività Culturali ha scoperto, inoltre, ha valutato che dei circa 110.000 beni minori cosiddetti, quindi non i grandi beni culturali che tutti conosciamo, ma i tanti che sono presenti in tutte le nostre città, soprattutto in Umbria, se ci pensiamo, i beni a cui siamo molto legati, le nostre piazze, le nostre fontane, le nostre chiese, ebbene il 60% di questi immobili sono in degrado, sono scarsamente utilizzati e sono inaccessibili rispetto alla fruizione. Ebbene, vuol dire che abbiamo un enorme problema, abbiamo un problema che si chiama geografia dell'abbandono, abbiamo un'intera nazione piena di spazi che hanno la nostalgia come elemento fondante e non la vita. E accanto a questo problema abbiamo un altro problema, perché la crescita demografica negli ultimi 50 anni è stata del 26%, ma sapete di quanto è stata invece la crescita edilizia? Del 400%. Noi cresciamo poco ma costruiamo tanto e nel frattempo centinaia di migliaia di spazi sono vuoti. Un altro dato per chiudere, poi smetto coi dati. Ci sono 7 milioni di case vuote in Italia e 100.000 persone senza tetto. Dobbiamo,
dobbiamo interrogarci su questa geografia dell'abbandono e sulle contraddizioni che questa geografia fa emergere chiaramente, perché non è appunto solo un gioco di dati, no? Che fa anche sorridere, fa sorprendere, è un grande spreco, è uno spreco dal punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista ambientale, territoriale, chi più ne ha più ne metta. E rispetto a questo spreco ci sono alcuni player che non possono tirarsi indietro: gli enti locali, i comuni, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Agenzia del Demanio. Questo perché? Perché questi soggetti negli ultimi anni hanno dimostrato scarsa fantasia. Che vuol dire? Vuol dire che di fronte a questi vuoti hanno scelto o di metterli in vendita per fare cassa, oppure hanno scelto di riqualificarli solamente nelle parti esterne e di lasciarli vuoti. Tantissime risorse dal PNRR negli ultimi anni sono arrivate per andare a rigenerare questi tipi di spazi, sia nei grandi centri come Perugia, ma anche nelle frazioni limitrofe. Ebbene, nonostante questo, le risorse sono andate a pulire, a trasformare l'esterno, il contenitore, ma lasciando vuoto da contenuto l'anima appunto di questi spazi. E quindi questa contraddizione è cogente: gli spazi abbandonati devono diventare un'opportunità per tanti e non un privilegio di pochi, come oggi è. Quello che possiamo fare insieme, quello che potremo fare se Vittoria, appunto, visto che Vittoria vincerà e ci porterà a poterlo fare, dobbiamo costruire uno spazio pubblico intorno a questi luoghi e spostare la logica della fruizione commerciale verso una logica della coproduzione. Bisogna mettersi insieme, bisogna fare sistema. Troppo è stato fatto per disgregare le forze sociali di questa città, troppo è stato fatto per farle sentire sole e abbandonate. Ebbene, ci sono, ce ne sono tante e tanti volti, li vedo anche in questa platea. Bisogna rimettersi insieme, mettere insieme le energie di cittadini e cittadine che credono nelle possibilità dei luoghi di produrre una nuova economia, un'economia civile e non più solo una dimensione commerciale e puramente speculativa degli spazi. Abbiamo capito che la città non è solo città di pietra, non è solo città di disegno tecnico, non è solo città degli architetti e degli urbanisti, anche se gli vogliamo bene, è una città che ha bisogno di un'anima, appunto, e per questo Anima Perugia mi sembra assolutamente calzante dentro questa prospettiva. Se manca una comunità, se manca il disegno di dispositivi sociali ed economici che tengono il portone degli spazi aperti, ebbene, manca la fiducia, si spezzano i sogni. Ma che cos'è questa città di carne che cerchiamo? Che cos'è questa città fatta di persone, di abitanti che animano? È una città che già in parte esiste, abbiamo parlato di numero zero. Ecco, numero zero è un pezzo della città di carne. Posso fare un altro esempio: la cooperativa Densa a Ponte San Giovanni è un pezzo della città di carne. Ce ne sono tante esempi qui di cooperative, di associazioni, di enti del terzo settore che sono pezzi di questo organismo vivente. Faccio un altro esempio per non parlare di Perugia. A Modena esiste un'organizzazione che si chiama Periferico, che appunto ha rigenerato un pezzo della periferia modenese, quello che si chiama il quartiere artigiano, e ha creato uno spazio che si chiama Ovest Lab, all'interno del quale ci sono laboratori, attività per il pubblico, attività di co-working, spazi di cura della persona. Abbiamo parlato di cura, ci sono servizi alla persona che gli enti locali oggi non riescono ad esaudire, molto spesso si trovano in difficoltà. Ebbene, questi soggetti del terzo settore possono entrare in concertazione con gli enti e aiutare, entrare a fare quello che altri non riescono a fare, ma per farlo c'è bisogno della coproduzione come azione matrice di questo percorso. Per fare una città plurale, e chiudo con un racconto personale ma che anche voglio trasferire a questa candidatura, per rendere una città plurale e partire dai luoghi, appunto da questi luoghi da rigenerare, abbiamo immaginato
un manifesto in cui le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni culturali, siano al centro di una rivoluzione di prospettiva, luoghi di cultura, di aggregazione che diventano cassa di risonanza per le energie della vita pubblica. È chiaro che scegliere di parlare di città plurale non è facile, scegliere di parlare di accessibilità a livello intersezionale, cioè tenendo insieme tutti i pezzi della società, è difficilissimo, tant'è che molto spesso si fallisce. Il fallimento è dietro l'angolo, la frustrazione è dietro l'angolo, è un processo di costante ripensamento. Ebbene, per farlo non si può fare da soli, bisogna farlo mettendosi intorno a un tavolo, mettendo tutte le forze necessarie e soprattutto coinvolgendo chi è direttamente coinvolto, le persone con disabilità, le persone che solitamente non hanno voce, le persone più marginalizzate che abitano i territori liminali dei nostri comuni, il più delle volte non frequentano questi spazi, probabilmente non riescono neanche ad accedere a questi spazi. Ebbene, è con loro che invece dobbiamo fare i conti. Non basta una rampa per arrivare in una cattedrale nel deserto, non serve a nulla solo avere una rampa per rendere accessibile uno spazio. Ebbene, per fare questo abbiamo appunto provato a stilare alcuni principi generali che consegno a Vittoria e su cui abbiamo anche riflettuto insieme. Lo abbiamo fatto con diversi rappresentanti di comunità sottorappresentate, da Diversity Lab a Mica Macio, da Aldi Qua Artist a Fedora, Design for All, quindi organizzazioni nazionali che si occupano di questi temi. Il primo: progettare a partire dalla persona imprevista. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre città non prevedono tantissime delle soggettività che invece vorrebbero circolare nelle nostre città. Dobbiamo ideare progetti che partano dalle persone non pronosticate, che non sono bianche, borghesi, non per forza così. Ci sono anche tanti, e siamo anche tanti di noi, io per prima, eppure apriamo, allarghiamo il campo, allarghiamo lo sguardo, progettiamo insieme. Decidere di trasformare se stessi prima di trasformare gli altri. Che cosa abbiamo fatto noi, che possiamo fare tutti? Abbiamo iniziato a studiare. Mettiamoci a studiare quelle parole che ci sembrano strane, le nuove forme di comunicazione che ci sembrano troppo giovani, quel modo di concepire l'inclusione che è totalizzante. Studiamolo, proviamo ad applicarlo a noi stessi, scopriremo che anche dentro di noi ci sono parti di marginalità che non sapevamo di avere e che invece hanno bisogno di spazio, di essere ascoltate, di prendere il microfono. Rispettare il niente su di noi senza di noi vuol dire appunto coinvolgere tutti quelli di cui si sta parlando, e qui in platea vedo tantissime soggettività che solitamente non vedo nei teatri, negli spazi museali, nei centri culturali più tradizionali. Ecco, non possiamo parlare di quello che non conosciamo, che non pratichiamo, che non esperiamo direttamente. Questo non vuol dire che non potremo parlarne. Di nuovo, studiamo, siamo insieme, cooperiamo. Finisco con praticare una politica di dialogo e di ascolto. Secondo un approccio di cura, prima abbiamo parlato della cura, di un confronto che è anche agonismo, che è anche parlare in modo forte, in modo concitato, darci lo spazio anche per il conflitto, un conflitto sano, un conflitto che porti a idee nuove. Abbiamo bisogno di idee nuove, non abbiamo bisogno di stare seduti di fronte a una monolitica idea di città, abbiamo bisogno di pensarla totalmente da zero. E quindi, se prendiamo sul serio questa idea di coproduzione, di coprogettazione, di co-creazione della città, la cosa che dobbiamo fare, e quello che ci insegna anche la candidatura di Vittoria, è che non si tratta solo di noi. Non si tratta di noi, del nostro progetto, di quanto siamo bravi, di quanto siamo più intelligenti degli altri, anzi, si tratta soprattutto di quello che questa piattaforma, queste persone possono abilitare là fuori, quello che questo che sta succedendo oggi può avere effetto fuori di qui. Le condizioni che questo progetto fornisce perché fuori qualcosa accada, perché fuori qualcosa cambi. Finisco con una parola che vorrei regalare a Vittoria, visto che abbiamo iniziato con le parole.
Tante volte quello io parlo e mi dicono ma no, è così complesso, è complicato quello che dici. Insomma, traduciamolo semplicemente. Perugia, se cambia il vento, può diventare una città dove gli spazi pubblici dismessi vengono riaperti, rigenerati. Si dà fiducia a chi ha un'idea, perché diventino servizi pubblici. Luoghi dove stare bene, dove creare, dove fare arte, dove fare comunità e anche dove fare impresa. Impresa femminile, impresa non tradizionale. Abbiamo iniziato col tu di Capitini, e chiuderei questo mio intervento con una parola che non è una parola italiana, è una parola che ho ereditato da una grande scrittrice nera che si chiama Bell Hooks, e la parola è Ubuntu, è una parola di tradizione senegalese. È una parola per vittoria e vuol dire tu sei perché io sono. Grazie. Linda Di Pietro. Grazie Linda, devo dire che queste parole sono fondamentali, un intervento incredibile di cui abbiamo veramente necessità e che... Wow! Andiamo avanti, veloci, prossimo ospite. Ora è il turno di Simona Marchesi, con la quale analizzeremo il valore del lavoro e della fabbrica simbolo di una città che vuole pensare e produrre insieme. Simona, operaia della Nestlé Perugina. Ciao Simona. Ciao. Si è candidata nel 2021 a RSU, rappresentanza sindacale unitaria, e ha ottenuto un record di voti grazie soprattutto ad un lavoro di squadra fantastico. Tempo fa lessi Simona una frase di Margaret Mead, antropologa culturale, che è ricordata per i suoi approfondimenti storici sull'evoluzione di ogni singola cultura. Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini attenti ed impegnati possa cambiare il mondo. Infatti è l'unica cosa che l'abbia mai fatto. Amiche, amici, Simona Marchesi! Buonasera a tutte e a tutti, scusate, ho il cuore che va veramente a mille. Un po' a tutti. Vorrei iniziare ringraziando la presenza di Mirella Aloisio Partigiana. Ci dà la forza e il coraggio di andare avanti senza mai dimenticare quali sono le nostre radici. Ringrazio Vittoria per darmi la possibilità qui oggi di parlare, anzi no, mi correggo, non di poter parlare, ma di poter essere ascoltata, perché questo è un gesto che fanno in pochi, in quanto serve coraggio e soprattutto una visione inclusiva e un'idea di città che smetta di essere una piccola provincia, ma che torni ad essere quel capoluogo di regione con la C maiuscola. Abbiamo bisogno che Perugia esca da questa visione di provincialismo in cui è stata spinta in questi ultimi anni, perché sta schiacciando verso il basso il futuro dei figli nostri, ma soprattutto dei figli degli operai. Io lavoro in una fabbrica storica di questo territorio, la Perugina. La Perugina negli anni è stata promotrice di una visione di prospettiva ed emancipazione
non solo grazie alla geniale intuizione di Luisa Spagnoli, ma soprattutto dettata dal fatto che le lavoratrici e i lavoratori negli anni si sono organizzati ed hanno contribuito a questa crescita non solo all'interno della fabbrica, ma per l'intera città. Questo per dire che solo attraverso il lavoro si può emancipare un territorio intero. Ad oggi, a differenza di altre città che delle loro caratteristiche industriali ne hanno fatto un punto di forza, Perugia è rimasta ferma. Manca un distretto del cioccolato che metta in rete i siti produttivi per farne un punto di forza e che non si occupi solo della parte commerciale. Venerdì stavo tornando da Roma con il treno, devo dire ben 3 ore di viaggio, e dico 3 ore perché ad oggi è praticamente impensabile di fare il pendolare ed andare a lavorare a Roma, e già questo è un grosso errore perché impedisce ai nostri ragazzi, e non solo, ma anche a quelli come me, di pensare di vivere a Perugia e di lavorare fuori. In quel treno ho conosciuto una ragazza che è al secondo anno di università e che stava tornando a casa per il fine settimana. Quella ragazza mi ha raccontato che in futuro non intende tornare a vivere a Perugia, perché non vede prospettive di lavoro nella sua città natale. Me lo ha raccontato con la tristezza negli occhi di chi ha 22 anni per realizzare i propri sogni deve andare a lavorare fuori. Qui la politica ha una grande responsabilità. Deve saper leggere i profondi cambiamenti che sta attraversando il mondo del lavoro, che è in un processo di continua evoluzione in cui molti lavori in futuro spariranno e molti nuovi ne nasceranno. E dico che questi processi o li cavalchiamo o li subiamo. Dobbiamo fare molta attenzione, perché aziende come la Nestlé ci mettono un minuto ad andarsene via dai territori. Abbiamo la responsabilità di lasciare una città in cui non rimangano i figli di pochi eletti, mentre i figli degli operai o si accontentano di quello che trovano nel territorio oppure sono costretti ad andare via da Perugia, perché Perugia oggi non risponde alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi. Da qualche anno a questa parte questo già sta avvenendo. I figli di molti miei colleghi, per poter realizzare i propri sogni, se ne sono dovuti andare via. Potrei fare 1000 esempi. La figlia di Fabrizio che lavora in America, la mia amica che per lavorare con la Croce Rossa si è dovuta trasferire a Trieste, l'altra figlia della mia collega che per fare l'infermiera è dovuta lavorare in Toscana. Molti esempi. Bene, anzi, molto male. Io non voglio dire un domani a mia figlia che per realizzarsi deve andare via, abbandonare il proprio territorio. Io non voglio che la figlia della mia amica che lavora per la ditta di pulizie, lavoro dignitosissimo, sottolineo, debba dire alla propria figlia che non ha una prospettiva su questo territorio se non fare il lavoro che fa oggi sua madre, perché oggi purtroppo Perugia non è una città per giovani. Le responsabilità di chi governerà questa città sono molte e con il mondo del lavoro se ne intrecciano parecchie. Vogliamo parlare di come sono le strade a Perugia? Vogliamo parlare del trasporto pubblico? A settembre mio figlio farà il primo superiore
Ancora non so quale orario farà scuola, perché non si sa se ci saranno i pullman che coincidono con le esigenze di quella scuola. Ma stiamo scherzando? È questo quello che vogliamo? È questa la nostra visione di città? Io non credo. Tutto questo non è in secondo piano rispetto alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori, perché oggi più che mai le persone che non hanno un welfare familiare che le sostiene, diventa molto complicato riuscire a gestire famiglia e lavoro. Non è che qualcuno vuole che le donne lasciano il lavoro come si faceva molti anni indietro per gestire la propria famiglia? Perché questa visione, oltre a riportarci nel Medioevo, periodo storico molto caro a qualcuno, è anche impossibile da sostenere economicamente. Leggevo qualche giorno fa, dato Istat, che gennaio Perugia è la seconda città più cara d'Italia. Voglio parlare anche di sicurezza. Sembrano temi quasi banali, ma sono quei temi che appartengono e che fanno parte della vita di tutti noi. Io, quando Alice, 15 anni, mia figlia, mi chiede di andare in centro in tardo pomeriggio, e per tardo pomeriggio intendo le 18, in onestà, ho paura. Quando devo andare alla stazione di Fontivegge, io da sola alle 5 di mattina, ho paura. E non c'è cosa peggiore che non sentirsi al proprio, al sicuro, in casa propria. Concludo dicendo che la continuità non è sempre segno di garanzia, ma anzi, in questo contesto rischiamo che ci porti ancora di più verso il declino. Rivogliamo quella città capace di leggere le esigenze delle persone e che torni a splendere, partendo da giovani e dal mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di istituzioni che non stiano né davanti e né dietro di noi, ma al nostro fianco, e sono convinta che Vittoria sia la persona giusta. Grazie. Andiamo avanti. Poche sono le presentazioni necessarie per il prossimo ospite. Dopo una vita calcistica fatta di grandi successi, ma anche di un forte impegno sindacale, è diventato sindaco di Verona. Amiche e amici, abbiamo con noi Damiano Tommasi. Ciao Damiano, grazie. Fatto neanche in campagna elettorale, no, il tono della voce bassa, quindi scusatemi in fondo se gesticolerò. Grazie a, come si chiama? Claudia. Grazie Claudia. Seguite il movimento per le mie parole. Che dire, grazie. Mi piace l'umiltà della candidata che ha scelto un posto piccolo. Che dia la misura del perché ho colto l'invito, ma l'ho fatto volentieri perché, come ho avuto modo di dire alcune battute ai giornalisti qui fuori, credo che ci sia bisogno, e abbiamo tutti bisogno, di andare all'anima delle cose, delle persone, delle nostre città, delle nostre comunità. Io ho avuto la fortuna di entrare nell'anima sportiva di una città, di avere il mio lavoro fatto di emozioni di tantissimi bambini e bambine che oggi sono adulti, che sono legati alla vicenda sportiva, e quindi di sentire il polso, la vibrazione
di quando c'è il coinvolgimento vero per qualcosa che ti attira. Ecco, il mio sogno è che da amministratore oggi, ma da papà, da cittadino, questo avvenga anche per la cosa pubblica, per la nostra città, per il nostro paese, per le nostre comunità, il nostro condominio. Credo che questa vibrazione può nascere da chi parte con un piede, che è quello di andare all'anima, a parlare a quel senso profondo che oggi io lo traduco nel cuore. Credo che per troppo tempo e troppo spesso la politica parla alla pancia, per tanto tempo si fanno calcoli sondaggistici per parlare alla testa, ma credo che c'è bisogno di parlare al cuore, e quindi credo che se c'è una persona che può parlare al cuore di cittadini e di cittadine, di giovani, di adulti, questa sia Vittoria, sia per la sua professionalità, ma credo per il suo sorriso, per la sua genuinità che nessuno può negare. Credo che la politica abbia bisogno di questo, noi amministratori, amministratrici, ne vedo alcuni qui in sala, abbiamo bisogno di essere credibili, di essere allo stesso piano, mi dispiace essere su un palco, degli occhi delle persone, perché manca tanto. E servirebbe anche a noi. Io ho l'onore, per me è un privilegio, di vestire questo ruolo nella mia città, di conoscere da di dentro la comunità in cui sono cresciuto, per la quale ho anche avuto l'onore di difendere i colori della maglia, che qualche volta mi hanno portato anche qui a Perugia. Qualche volta abbiamo anche vinto, ma in verità ho dei bellissimi ricordi di Perugia, come potete immaginare. E credo che questo privilegio mi dia anche un dovere, che è quello di animare la partecipazione. Adesso verrebbe da dire che qui non serve, invece serve contagiarsi a vicenda, perché se c'è una definizione della politica che mi piace, è quella che la politica deve attivare le persone. Per attivarle serve un pensiero, serve energia, serve credibilità, servono tutti. Una delle metafore che ho usato spesso nel mio percorso, e che uso spesso anche oggi in giunta al Consiglio Comunale, è che ho avuto la fortuna di fare un lavoro che ti mette davanti a cose oggettive per cui le devi solo accettare, che è quella banalmente di avere un pallone solo. Ecco, il pallone solo per voi, per chi si appresta, per chi vuole partecipare, è Perugia, e cittadini e cittadini di Perugia. Quello è il pallone che deve guidare la vostra azione, l'azione di Vittoria, la proposta politica, il perché ci si mette subalterni a questo pallone, ognuno per la sua potenzialità, per le sue capacità, per le sue sensibilità, per il suo punto di vista, e tutti contribuiscono a far sì che quel pallone, quella comunità migliori e vada nella direzione che tutti speriamo. Poi, quando ho iniziato la mia campagna elettorale, mi è stato detto che i 18-30 rappresentano 10-11%, sempre meno, del corpo elettorale, quindi forse bisogna parlare agli altri, e quindi giustamente abbiamo parlato ai giovani. Sono contento che ci sia qui il nostro assessore alle politiche giovanili, perché quello che ha appena detto Simona qui sul palco, no? Anche noi genitori pensiamo alle nostre città pensando alle città dei nostri figli, dei nostri nipoti. Credo che questo sia un dovere, un compito che non possiamo, come dicevo prima, se parliamo alla testa pensiamo alle cifre dei sondaggi e invece dobbiamo parlare al cuore. Credo che questo sia
una cosa che quando mi è possibile appoggio molto volentieri, qui non mi è neanche difficile perché mi sento in perfetta sintonia con questo inizio di campagna elettorale, con questa voglia di mettersi in gioco, di continuare a contagiare e a andare all'anima della vostra città, dei cittadini e delle cittadine, e credo che vada incentivato perché viviamo un momento in cui, e mi accorgo spesso nella nostra città, si raccontano cose che spesso non è la realtà, si raccontano bisogni che non sono bisogni, si raccontano paure che non sono paure e si vive poco la realtà. Noi abbiamo una realtà cittadina che non so se è anche la vostra, dove il nucleo medio familiare è poco più di due persone, in alcuni quartieri è poco più di una persona il nucleo familiare. La solitudine che è nei nostri quartieri, nelle nostre città, non può che essere affrontata e vissuta nel coinvolgimento di luoghi dove incontrarsi, nei luoghi dove pensare alla propria città, dove sorreggersi, dove condividere le nostre fragilità. Non c'è nessuno che è infrangibile, anzi, e credo che le fragilità, quando si mettono insieme, diventano fortissime, perché le nostre fragilità arrivano dall'anima. Quando si mettono insieme delle anime, credo che non ci sia cosa più potente. Quindi sono davvero orgoglioso di essere qua a parlare di questa candidatura, della vostra avventura cittadina, che davvero è un esempio per tutti noi, per tanti di noi che stanno amministrando. Per me è un momento di respirare quell'aria che magari nella quotidianità non si respira, perché si è alle prese con la burocrazia, si è alle prese con l'emergenza, con le strade di Verona che sono come quelle di Perugia, con i marciapiedi di Verona che sono come quelli di Perugia. I temi sono quelli, ma sono anche i temi della quotidianità delle nostre persone. Credo che se a gestire, a vivere queste dinamiche sono persone vere, credibili, sincere, che vanno a guardare negli occhi le persone e, come dicevo prima, a non parlare alla pancia e non parlare alla testa, credo che siamo sulla buona strada. In questo, un altro degli aspetti che vorrei sottolineare e invitarvi anche a seguire è il tema del linguaggio. L'uso delle parole anche in politica è spesso una scelta politica. Ecco, io sono stato contento, felice nella mia professione, nella mia carriera calcistica, di essere arrivato alla fine della mia carriera professionale ad amare quel giocattolo pallone come quando ero bambino, ad essere me stesso, ad avere delle relazioni non inquinate da quello che ho fatto, ma sincere. E quando ho avviato il mio percorso politico, questo che sto vivendo, alla fine della campagna elettorale ero non solo soddisfatto, ma orgoglioso che il nostro linguaggio, il nostro modo di parlare delle nostre cose, dei nostri progetti, e non denigrando altri o cercando nemici, siamo riusciti a mantenerlo. Quello che mi piace, che mi è piaciuto fino ad oggi, mi auguro che possa essere anche per le prossime settimane, per i prossimi mesi, per i prossimi anni, per voi, sia proprio quello di parlare della vostra città, delle vostre idee, dei vostri progetti, e di non cercare per forza un nemico. Non abbiamo bisogno di un nemico per proporre una politica sana di partecipazione. Quindi, grazie, buon saluto. Davvero grazie, mi avete fatto un regalo, quindi davvero buon saluto in Italia. Amici, amici, Damiano Tommaso, Damiano, perdonami. Posso rubarti un minuto? Io devo per forza fare una parentesi calcistica. L'hai accennata? Cosa? No, che pallone, no, io vado di ricordi, hai detto che ogni tanto hai vinto, e io parlo di 30 anni fa, quasi 30 anni fa. Dove eri il 6 giugno 1996? 9 giugno, scusami. Era il 9 giugno 1996, allora
spoiler una cosa, che c'era, era il 9 giugno, perché qui c'è scritto 10. Quindi promozione in Serie A e il giorno dopo gol a Perugia. Gol a Perugia, esatto. Era lì che volevo arrivare, io avevo 14 anni. Tu stavi infrangendo il sogno di un 14enne, sentito il silenzio. E di un'intera città, veramente una cosa incredibile. Ma poi. Poi da Pescara è arrivata la notizia, no? Da Pescara è arrivata la notizia, voi eravate già promossi, ma non è per quello. Per quello è perché il numero 18, Marco Negri, in tuffo di testa a 5 minuti dalla fine, fa un 3-2 e noi a due giornate dalla fine eravamo a 5 punti dalla Salernitana, mi pare, adesso se c'è di là qualcuno che mi sbugiarda, a 5 punti, per cui una rimonta sono tutti sportivi. No, sta parlando del campionato Serie B 95-96, esatto, c'erano le lire. E ci fu una rimonta impensabile, per cui io mi auguro che a 5 minuti dalla fine un tuffo di testa della nostra vittoria ti faccia andare lì una promozione. Giulia, qui dentro che è arrivato il momento, grazie ancora a Damiano e ai ricordi di Matteo. Speriamo che la storia in certi casi si ripeta. Sì, speriamo. Allora, eccoci finalmente al momento clou di questo bel pomeriggio insieme. Matteo, ci siamo? Ci siamo. Dobbiamo introdurre Vittoria e per presentarvi Vittoria, Matteo ed io abbiamo pensato di leggere alcune importanti parole di un importante, grande pensatore del nostro tempo e della nostra città, Paolo Vinti. Quando l'incontrarsi di mani produce emozione. Quando l'unione di sguardi dà luogo alla profondità e all'altezza. Quando l'incrocio di verbalità costruisce storia. Quando la temporalità è coincidente alla sostanzialità dell'essere. Quando la contemporaneità è topos di realtà combaciante con la progettualità. Per il fare come relazione, fare come modalità. Fare come studio. Fare come obiettivo del soggetto. Con l'uguale, l'equo, il solidale, il reciproco, l'armonioso, il bello. Come lineamenti dell'immanenza del fare. Con l'essenziale al di fuori del superfluo. Alla relazionalità di intensità, perché la vita è una. Alla vita intesa perché sia estensibile oltre il suo limite. Alla esistenza alta perché la si ricorda. Alla sentimentalità. Perché la modulazione produce senso, ricchezza, storia. La storia come identità. Il presente come elevazione. Il futuro come progetto. Amiche e amici, con emozione altissima, è il caso di dirlo, abbiamo il piacere di presentare colei che potrà diventare la rappresentante dell'anima. Amici e amici, è candidata sindaco al comune di Perugia, Vittoria Ferdinandi! Siete pazzi! Siete completamente pazzi! Ciao Perugia bella!
emozione altissima guardarvi, vedere tutti questi occhi, questi sorrisi e sentire, mi sembra di sentire tutti i cuori che mi pare battano verso la stessa direzione. Io, il mio in questo momento è impazzito, quindi se voi siete d'accordo comincerei dai ringraziamenti, perché di fronte a tutto questo i ringraziamenti non sono un atto dovuto, ma sono qualcosa che sento molto profondamente e in modo autentico. Il primo grazie va a tutte voi e a tutti voi che siete qui oggi. Va a tutte le persone che in queste settimane mi hanno scritto per dimostrarmi il loro entusiasmo e il loro sostegno, che mi hanno rivolto parole bellissime, che io voglio racchiudere in un'unica frase che mi è stata detta da tantissimi voi e che secondo me rappresenta bene quella che è l'ampiezza che è in grado di dimostrare l'uomo nella sua vicinanza, che è la frase «Io sono con te». Grazie mille, anche io sono con voi, sono qui con voi e per voi, per tutti noi. Lasciatemi ringraziare Paolo Benvenu che ci ha fatto questo enorme regalo di aprire una giornata come questa con una canzone come quella Cerchi nell'acqua, che parla esattamente di quello che sarà il nostro primo impegno, quello di cercare di frantumare le distanze che hanno messo tra di noi. Lasciatemi ringraziare i miei meravigliosi presentatori, che sono qui, Matteo e Giulia, che sono qui non solo perché sono degli amici, ma sono qui perché volevo avere l'opportunità di ringraziarli da questo palco, perché loro rappresentano un pezzo della cultura che resiste nella nostra città, un pezzo di quella cultura che nasce dal basso e che quotidianamente si impegna per portare il respiro, l'innovazione e la bellezza che solo la cultura sa portare in un territorio. Il mio grazie va anche ai quattro amici che sono stati qui con noi oggi, che ci hanno offerto e mi hanno offerto delle bussole preziosissime per riuscire ad orientarmi in questa impresa enorme di provare a costruire un progetto per il futuro di Perugia. Grazie in particolare anche a Damiano Tommasi, perché in queste tre settimane ho potuto assaggiare i tempi che scandiscono la giornata di una semplice candidata sindaco, quindi neanche posso immaginare quelli che scandiscono le giornate di un sindaco. Ma grazie a Damiano soprattutto perché rappresenta un esempio, la sua storia rappresenta un esempio non solo per il risultato elettorale che mi auguro sarà lo stesso anche per noi, ma per la sostanza della storia della politica che racconta. Un grazie va poi a tutti i miei compagni di alleanza, ad ognuno di voi che mi avete dato la fiducia e l'avete fatto con un'estrema convinzione e che mi avete dato l'opportunità di essere qui oggi a rappresentare un progetto politico in cui credo fortemente. Grazie per aver dimostrato che la politica è capace di fare un passo indietro rispetto ai soliti schemi di interesse e di posizionamento. E grazie a ciascuno di voi per l'impegno e il servizio che state mettendo per mettervi al lavoro. Grazie per il sostegno che ogni giorno mi manifestate con le chiamate, i messaggi, perché per me è un nutrimento preziosissimo. Ed infine un ringraziamento di quelli per cui la parola grazie diventa infinitamente stretta, che è quello che va a quella che io chiamo la mia rete di sostegno, che è quella che è capace di tenermi salda e in piedi anche quando in furia la bufera, e che è fatta in primo luogo della mia famiglia e dei miei amici, ma anche
dalla mia squadra più stretta, da quelle persone che da 3 settimane si sono strette intorno a me, che sono i miei responsabili organizzativi, politici, di stampa, della comunicazione, e tutte le persone per cui da 3 settimane non esiste più sabato, non esiste più domenica, non esiste nessuna distinzione tra il giorno e la notte. Ragazzi, abbiamo fatto in 3 settimane un miracolo. Voi siete il mio miracolo umano, e rispetto a questo io non avrò mai sufficienti parole per ringraziarvi. L'ultimo, e vi giuro che è l'ultimo, lasciatemi ringraziare i miei grandi maestri di coraggio, i miei numeri zero che vedo sparpagliati qua per la città. Daniel, no, che facciamo anche io. Voi ragazzi siete il mio esempio e la mia forza, e io vi porto sempre con me, anime belle. Ok, è finita la parte più facile. Allora, vediamo un po' che cosa dire. Più di così non si può. Parlare di politica significa parlare della verità e della carne delle vite di ciascuno di noi. Qualcuno più bravo di me direbbe: il personale è politico, e per questo io non posso che partire dalla mia vita per raccontarvi qualcosa di come comincia questa storia, e soprattutto qualcosa che possa spiegarvi il senso profondo del mio essere qui oggi. E per farlo vorrei partire da una frase. Sapete qual è la frase che mi è stata più ripetuta nei mesi in cui io ero impegnata nella scelta bella, ma allo stesso tempo molto faticosa, di potermi impegnare o meno in un progetto politico come questo? La frase che mi è stata più ripetuta è stata: stai attenta che ti bruci. Io capivo profondamente le ragioni che si muovevano dentro una frase come questa: la preoccupazione, l'amore, il disincanto, la premura, le capivo profondamente. Eppure dentro di me ne suonava un'altra, di peso e di significato opposto, che mi diceva: stai attenta che ti spegni. Cosa dentro di me che mi suggeriva di proteggere una fiamma. Ma che cos'era quella fiamma? L'ho cercata, l'ho interrogata ed infine l'ho trovata. È la stessa fiamma che ho visto muoversi negli occhi, nelle parole e nelle intenzioni dei miei compagni di alleanza. La stessa fiamma che ho sentito nelle persone che in questi giorni mi hanno cercato, dicendomi, proponendosi per darmi aiuto, presenza e partecipazione. La stessa fiamma che sono convinta si muova in ciascuno di voi che è qui oggi. E quella fiamma ha un nome, si chiama passione civica. La passione civica è una passione che si alimenta di un'unica grande convinzione. La convinzione secondo cui l'unico vero scopo per l'uomo, per quanto paradossale possa sembrare, è la responsabilità verso gli altri uomini. La passione civica non è qualcosa che si può mettere a tacere facilmente, non si lascia vincere dalla rassegnazione o dall'indifferenza. La passione civica continua a spingere solo verso una direzione, quella di farsi carico della propria comunità, quella di farsi carico dell'altro. Come ci ricordavano Matteo e Giulia prima, è lo stesso Capitini a dirci che noi nasciamo quando diciamo tu, che noi è quando impariamo ad andare incontro ad un tu che diventiamo capaci di disegnare gli universi e di pensare gli universi. Il mio desiderio, cioè quello che io voglio profondamente per la mia vita, è seguire quella fiamma.
Sono qui perché mi hanno insegnato ad amare la sfacciataggine del desiderio, la sua ostinazione, la sua insistenza. Sono qui non solo per un atto di responsabilità e di generosità verso la città che amo. Sono qui perché voglio rimanere fedele al mio desiderio. Sono qui perché quello che ha sempre acceso di senso la mia vita è stato occuparmi dell'altro, che fosse 1, 10 o 100.000. Sono qui perché voglio proteggere la mia fiamma e sono qui perché voglio che Perugia protegga la sua. Non voglio vedere il suo sguardo affievolirsi, voglio vedere la mia città riscoprire la propria fiamma e tornare a splendere. Ma la fiamma, per poter continuare ad ardere, ha bisogno di un soffio. Il soffio che è capace di mantenerla viva è il senso del nostro Anima Perugia. L'anima è il principio vitale di ogni cosa. E animare significa dare vita, vivificare, rendere più intenso. Quando i partiti mi hanno chiesto di rappresentare questo nuovo progetto politico, io ho pensato esattamente a questo. Volevo provare a riaccendere quella fiamma di speranza. Volevo provare a svegliare dal torpore tante persone che guardavano al destino della città con disinteresse. Volevo provare a ricucire tante vicende personali in un unico destino collettivo. Il nostro agire politico non può che originarsi da un concetto, quello di cui ha parlato prima Marco su questo palco, il concetto di cura. Sapete, io della cura delle anime ho fatto passione, studio e poi mestiere, soprattutto delle anime, quelle zoppicanti, quelle un po' malconce, quelle che si tengono su con gli spilli, quelle rifiutate, quelle che le nostre società troppo spesso considerano come giocattoli rotti da buttare, secondo l'immonda cultura dello scarto di cui ci parla Papa Francesco. Prendersi cura degli altri non è mai un fatto individuale. Prendersi cura dell'altro è un atto politico e il nostro agire politico non può che originare da qui. E non può che originare dalla cura, perché la cura è descritta da una postura specifica. La cura non ha a che fare solo con la nostra attenzione, con la nostra azione. La cura ha a che fare con il nostro cuore. I grammatici latini ne riportavano l'etimologia proprio alla radice di cor, cuore. Avere cura significa avere a che fare, significa non solo un'attenzione meccanica e passiva, ma la cura partecipa. Ed è proprio il tema della partecipazione a rappresentare il cuore del nostro Anima Perugia. Una parola così bella eppure ancora così poco praticata. La partecipazione, cioè l'obiettivo fondamentale del nostro riportare vita all'interno delle nostre comunità, deve essere proprio quello di riuscire a generare la forza di ritrovarci, di riaprirci e la fiducia di poter fare le cose insieme, di poter risolverle insieme, di poter, come direbbe Don Milani, sortirne insieme. La fontana maggiore che noi abbiamo scelto come simbolo dei nostri manifesti elettorali è insieme una rete e simboleggia il progetto e il sistema che noi vogliamo costruire per questa città. Un sistema che faccia del fare rete uno dei suoi elementi centrali e fondamentali. Una rete di scambi di idee, di competenze, di valori, ma anche una rete fatta di uomini e donne che finalmente riscoprono la gioia di non essere più soli e che si impegnano per costruire una città, una nuova città partecipante. Paradossalmente nel tempo in cui viviamo, in cui ci viene
chiesto di essere costantemente connessi gli uni con gli altri, è però ancora così difficile pensare ad un cambiamento collettivo. La nostra politica, ed è proprio per questo che noi però vogliamo fare della partecipazione un tema sostanziale ed innegoziabile, perché la nostra politica non ha bisogno solo di consenso, ma ha bisogno di partecipazioni, di tante mani, di tante intelligenze, di tanti desideri per potersi affermare e crescere. Aldo Capitini, il meraviglioso filosofo umbro da cui questo auditorium prende il nome, diceva che il nostro sistema democratico ha bisogno di essere completato, ha bisogno di essere completato da strumenti e luoghi di partecipazione attiva che possano diventare dei ponti tra i cittadini e l'amministrazione. Per questo noi ci impegneremo fin da subito per creare un nuovo modello di amministrazione per Perugia. Il comune di Perugia deve tornare ad essere la casa di tutte le perugine e di tutti i perugini. Deve tornare ad essere un luogo dove ognuno di noi viene accolto, informato ed incluso nelle scelte di governo, finanche nelle scelte dell'utilizzo delle risorse. Proprio per questo noi stiamo pensando ad un modello che porti anche all'introduzione, laddove possibile, dei bilanci partecipati, che porti alla costruzione delle case di partecipazione in ogni quartiere e che porti alla riattivazione delle consulte di settore che sono previste dal nostro regolamento comunale e che pure rimangono troppo spesso inascoltate. Questo è per noi un primo punto fondamentale. Ma sapete, questo progetto ha avuto fin da queste prime settimane un grande merito, la capacità di generare grande entusiasmo e la voglia di partecipare di nuovo in tanti di voi, ma soprattutto in un pezzo fondamentale della nostra comunità, che sono i nostri giovani. La nostra idea di città al centro i giovani, e ce l'ha perché noi sentiamo come nostra prima responsabilità quella di riuscire a costruire per voi un'eredità di città nuova, una città che sia solidale, sostenibile, aperta, inclusiva ed attrattiva, e lo faremo muovendoci su un programma che ha tre direttrici fondamentali: le persone, la terra ed il futuro. Noi dobbiamo tornare a pensarli, i nostri giovani. Dobbiamo non lasciarli soli di fronte ad una città che, come mi hanno scritto nel manifesto che hanno firmato a sostegno della mia candidatura, non percepiscono più come un luogo di opportunità, ma come un luogo di mancanze. Troppi di loro se ne vanno a cercare di realizzare i propri sogni lontani da qui, e tanti, sempre di più, sono entrati in una condizione di soglia di povertà tale da non poter neanche sperare di andarsene. Noi dobbiamo offrire loro delle ragioni per poter restare, e per farlo abbiamo scelto di partire dalla scuola, dai servizi educativi, dall'istruzione, dalla formazione e dall'università. Non è un caso che abbiamo deciso di partire oggi da questo luogo, che è il centro congressi di uno degli istituti di formazione più grandi della città. La scuola e l'università sono le due più grandi imprese di futuro che abbiamo. Quando parliamo di scuola parliamo di un ecosistema molto complesso all'interno del quale quotidianamente si muovono migliaia di persone. Quando parliamo di scuola parliamo di educazione, di inclusione, di diritti, di opportunità,
ma parliamo allo stesso tempo anche di qualità del cibo che finisce nelle mense dei nostri ragazzi. Parliamo di servizio di mobilità pubblica, parliamo di edilizia scolastica da poter migliorare. Quando parliamo di scuola parliamo anche di sicurezza e di disagio, parliamo di lotta al bullismo, di misure che devono essere prese per contrastare un fenomeno che è sempre in una che sta crescendo in maniera drammatica, che è il fenomeno della criminalità minorile. Pensiamo a degli strumenti, a dei progetti, a dei laboratori che possano sostenere i nostri professori nell'ormai complessissimo ruolo dell'educare. Pensiamo a laboratori di mediazione dei conflitti, pensiamo a delle attività da organizzare con le comunità di provenienza dei nuovi cittadini. Pensiamo a progetti dedicati alla cultura della diversità, dedicati alla salute mentale e dedicati all'educazione affettiva. La scuola deve tornare ad essere la prima palestra che rimetta al centro il valore della cooperazione di contro al valore della competizione. I nostri ragazzi devono poter tornare prima di tutto a vivere la scuola e l'università come dei luoghi in cui stare bene, in cui incontrare se stessi, misurarsi con i propri limiti e con le proprie capacità e imparare a rispettare gli altri. La scuola è la prima grande palestra di diritti e di incontro con l'altro. Quando pensiamo ai giovani però pensiamo anche allo sport. Alcuni di noi stanno già lavorando per un progetto di Perugia capitale dello sport, perché Perugia ha una grande tradizione di sport a più livelli. Ma io penso che il ruolo dell'amministrazione comunale debba essere prima di tutto quello di garantire lo sport come un diritto fondamentale per tutti, così come sancito dalla nostra Costituzione. La nostra amministrazione comunale dovrà lavorare per eliminare tutte le barriere fisiche ed economiche che non garantiscono uno stesso accesso alla vita attiva per tutti. Pensiamo anche qui a cercare di fare rete, di unire le centinaia di società sportive con le scuole, con le diocesi, per fare in modo di rendere fruibile tutti gli spazi pubblici. E sullo sport permettetemi di fare una piccola parentesi sullo stadio. Qualche tempo fa ho ritrovato un tema mio, della terza elementare, dove alla fatidica domanda del che cosa vuoi fare da grande, io rispondevo la presidente del Perugia Calcio. Che direte, tutto sommato, vedendo dove sei arrivata, era anche un sogno un po' più modesto di quello di fare la sindaca di una città. Però il mio sogno da sindaca è quella di attivare una consulta, magari capitanata da qualche grande bandiera del Perugia Calcio, che possa cercare di elaborare un progetto aperto e condiviso, economicamente ed ecologicamente sostenibile rispetto a quelli che ci avevano propinato, per un Renato Curi che torni ad essere uno stadio moderno e più accogliente. Parlare di giovani però significa parlare anche di università, un tema per noi importantissimo, ed è il ruolo centrale che l'università deve tornare ad avere nella ridefinizione delle politiche strategiche della nostra città. Come amministrazione comunale, troppi ragazzi infatti se ne vanno da Perugia perché non trovano un'opportunità lavorativa in linea con i propri percorsi di formazione. Come amministrazione comunale dovremo impegnarci per cercare di costruire un dialogo continuativo e strutturato tra le eccellenze e le competenze dell'università e degli istituti di alta formazione e il mondo
dell'impresa e le esigenze del mondo dell'impresa. Pensiamo per esempio anche ad uno spazio fisico dove poter far incontrare queste realtà in modo che le loro idee possano contaminarsi e mettere a frutto dei progetti capaci di essere attrattivi per degli investimenti anche da fuori. È questo il modo in cui possiamo contribuire a rendere il nostro territorio più competitivo. Perugia deve rimettere al centro la dignità del lavoro, la lotta alla precarietà che ha strozzato le vite della mia generazione e che, se continuiamo così, strozzerà anche quello successivo. Perugia deve dare valore all'innovazione, al mondo delle start-up e a chi arriva qui con delle grandi idee. Ma parlare di università significa anche pensare di ridefinire una città a misura di studente, una città in cui finalmente agli studenti venga restituito il loro diritto di cittadinanza e non vengano utilizzati solo come dei bancomat. Pensare ad una città universitaria che ad oggi è al 38° posto in Italia per la qualità di vita degli studenti. Occorre pensare a una città a misura di studente attraverso... Che succede? È tutto a posto? Mi dite qualcosa? Perché io non vedo niente, c'ho dei pari. Sì, non mi viene facilissimo parlare con tutto il mondo. Ok, siamo a posto? Perfetto. Ridefinire una città a misura di studente significa sforzarci per elaborare dei progetti di mobilità notturna e diurna. Significa pensare a dei progetti di housing che utilizzino anche gli edifici dismessi di cui parlava Linda per provare a contrastare l'emergenza abitativa. Ma soprattutto pensare una città per gli studenti significa restituirgli il loro diritto di vivere gli spazi della città. E pensando questo, penso in primo luogo al nostro centro storico, in cui ormai da troppo tempo tanto è stato sacrificato sull'altare della quiete e di un concetto di ordine e decoro asfittico che l'ha trasformato. Trasformato il nostro centro storico in una vetrina a cielo aperto. Il centro non può essere un centro commerciale aperto. Il centro storico deve tornare ad essere pensato ed agito come un luogo in cui poter vivere, poter incontrare le proprie passioni e i propri interessi culturali. Per fare questo pensiamo non solo chiaramente alla riattivazione dei grandi contenitori del centro storico, ma pensiamo anche qui a fare rete tra le centinaia di associazioni che si occupano di cultura e di socialità e che, badate, sono quelle che hanno salvato il centro storico negli anni della cosiddetta Perugia capitale della droga. Pensiamo di mettere in rete quelle associazioni con l'università e insieme anche alle imprese commerciali che scelgono di investire in centro storico nonostante le sue criticità e che il comune deve mettere nelle condizioni di poter lavorare perché rappresentano il più grande presidio di sicurezza, di vitalità e di competitività commerciale del centro. Ma lo sguardo che metteremo nel centro storico non dovrà distoglierci da un altro nostro grandissimo compito, che sarà quello di cercare di ricucire le 52 frazioni che compongono il nostro vasto territorio comunale. Ogni frazione dovrà avere gli stessi diritti, le stesse opportunità e la stessa dignità.
Dobbiamo pensare una città con i quartieri al centro e per farlo dovremmo unire il centro storico, i borghi e i nostri quartieri in una rete forte di relazioni che dovranno essere sostenuti ancora qui da un servizio pubblico di mobilità che sia esteso sia territorialmente che nelle fasce orarie. Dovrà essere sostenuto dai servizi di interconnessione digitale, dovrà essere sostenuto dalle attività culturali diffuse, dalla restituzione di spazi e strumenti di partecipazione ai cittadini e anche da un'amministrazione diffusa. Pensiamo per esempio al modello della città in 15 minuti, che dovrà garantire a tutti i cittadini, a seconda di dove risiedano, di poter accedere agli stessi servizi comunali. Ci impegneremo per far sì che la nostra città funzioni meglio, e ecco qui veniamo al grande tasto dolente, ci impegneremo anche sulle strade, che siano mantenute anche in periferia, e dei marciapiedi che dovranno diventare finalmente dei marciapiedi a misura di carrozzina e a misura di sedia a rotelle. Parleremo di strade non solo perché il tema delle strade è un tema che riguarda il decoro e la sicurezza delle nostre strade. Tra parentesi, in 3 settimane di campagna elettorale 3 dei miei ragazzi hanno bucato le gomme. Siamo arrivati tardi a delle iniziative perché avevamo bucato, che sembrava una trovata elettorale e invece non lo era. Ma parleremo di strade perché parlare di strade significa parlare di diritti. Sapete, una delle più belle definizioni di libertà che io conosco l'ho sentita da un carcerato che una volta mi ha detto: la libertà è qualcosa che si misura in passi. Adesso voi cercate di visualizzare le nostre strade e i nostri marciapiedi e domandatevi se questa è una città che garantisce a tutti lo stesso diritto di muoversi. Il tema della mobilità sarà per noi un tema centrale proprio perché ci permette di affrontare numerose tematiche come quella dei diritti e come quella dell'ambiente. Perugia deve cercare da subito di dotarsi di un piano di mobilità leggera. Il nostro cuore verde d'Italia è la città con il più alto indice di auto. E questo sicuramente non è un segnale di una ricchezza del territorio, è un segnale di una povertà del servizio di mobilità pubblica. Vogliamo che Perugia si faccia apripista di un modello di mobilità alternativa, innovativa ed ecologica, e per farlo pensiamo innanzitutto ad un rilancio della rete ferroviaria metropolitana, ad un potenziamento del servizio di mobilità su gomme e come al solito però per tutta l'estensione del territorio e in tutte le fasce orarie, e pensiamo anche ad una coraggiosa politica di revisione delle strategie dei parcheggi e dei loro costi. Vogliamo, è inutile dirlo considerando che il nostro sguardo è uno sguardo rivolto al futuro, vogliamo una città più verde, secondo gli obiettivi strategici della lotta al riscaldamento globale, che tuteli l'energia pulita, che faccia dei rifiuti una materia non di scarto ma una risorsa e che permettetemi di dire vorremmo anche poter fare una grande campagna culturale sul consumo responsabile. Su questo tema, per una città più verde, combatteremo la lotta del consumo, di stoppare il consumo di suolo e porteremo avanti il progetto delle comunità energetiche, su cui molti dei miei compagni di Alleanza si impegnano ormai da anni. Su questo tema non c'è più nessun tempo da aspettare, i cittadini e le cittadine vanno accompagnati verso un cambio di passo necessario,
ma al quale deve corrispondere un'offerta di soluzioni alternative. Vogliamo costruire anche una Perugia più bella e per farlo non potremo che puntare sul nostro patrimonio verde. Le aree verdi sono una risorsa fondamentale, sono responsabilità del Comune e in quanto amministrazione comunale ci impegneremo per stabilire un gettito continuativo di risorse umane e finanziarie da poter gestire insieme alle numerose associazioni civiche che se ne occupano. E a cui però non demanderemo per l'intero la cura dei nostri parchi. Pensiamo e vogliamo anche una Perugia più sicura per tutti e per tutte. Per farlo chiaramente cercheremo delle azioni che vadano a potenziare il ruolo della polizia locale. Utilizzeremo anche i nuovi strumenti tecnologici e ci impegneremo a riqualificare le aree degradate. Ma più di tutto ci interessa promuovere un concetto di sicurezza partecipata, di prevenzione e di presidio del territorio, di rendere i cittadini consapevoli delle problematiche emergenti. Alle politiche securitarie che molto spesso si muovono solo sul livello di sicurezza percepito, noi opporremo delle politiche che vorranno rimettere al centro il valore della coesione sociale, dell'integrazione, del welfare e della cultura. Rispetto a questo, fatemi ringraziare da questo palco una realtà, che è quella di Onfalos, che da anni si occupa di difendere le vittime di un fenomeno crescente che va crescendo sempre di più, come quello della violenza e della discriminazione per identità di genere o per orientamento sessuale. Ringrazio Onfalos per il lavoro che da anni fa per fare in questa città cultura della diversità e per fare di Perugia una città di diritto per tutti, a cui non dovrà mai più accadere che venga negata cittadinanza a qualcuno. Pensiamo che l'anima più profonda della nostra città sia la cultura. Perugia ha una tradizione culturale infinita, immensa, e crediamo che per far ripartire Perugia dalla cultura occorre però investire molte più risorse, convinti del fatto che la cultura è ciò che può migliorare la qualità di vita dei nostri quartieri ed è anche ciò che può migliorare la nostra attrattività turistica. Anche qui la nostra proposta culturale farà della rete il suo centro. Riteniamo che sia necessario da un lato sostenere le grandissime manifestazioni di respiro internazionale che hanno fatto e che continuano a fare la storia di Perugia nel mondo, ma noi daremo uguale dignità a tutte quelle associazioni che quotidianamente si occupano di cultura dal basso e che rappresentano un presidio fondamentale di formazione sociale, di sicurezza e di bellezza. Per fare tutto questo dovremmo però avere uno sguardo che non cambia mai, che è lo sguardo che capace di guardare in avanti senza scordarsi mai di voltarsi per vedere ciò che lascia indietro. Uno sguardo che sia capace di tenere uniti i primi e gli ultimi, i bambini con gli anziani, le famiglie con le persone sole. Solo così noi potremmo costruire una comunità solida perché solidale. E per fare questo noi terremo sempre al centro della nostra attenzione il tema della costruzione di un welfare moderno. L'amministrazione comunale dovrà lavorare insieme alle reti solidali, alle associazioni laiche e cattoliche, insieme al terzo settore che, lasciatemelo dire, sono l'ossatura del migliore welfare che possediamo e che sono giunti
capaci di offrire delle risposte concrete ai temi della fragilità, ai temi dell'inclusione della disabilità e ai temi delle nuove e vecchie povertà. Credetemi, ho fatto un giro alla Caritas e vedere i numeri delle persone che accedono ai servizi della Caritas deve interrogarci profondamente. La catena delle disuguaglianze deve essere una catena che pesa sulle spalle di tutti noi e che dobbiamo insieme poter spezzare. Per questo il terzo settore e le reti di solidarietà devono poter davvero contare sul comune, in primo luogo attraverso dei tavoli di coprogettazione e di coprogrammazione, attraverso i quali sostenerli nel loro lavoro di offrire risposte concrete alle fragilità che vanno dagli anziani ai bambini e al tema della disabilità. Lasciatemi dire poi che vogliamo un'amministrazione che si faccia portavoce con forza della lotta per la difesa dei diritti delle donne, dei loro spazi di vita, della loro emancipazione sociale ed economica e della loro sicurezza. E lasciatemi utilizzare questo palco per fare un appello, perché quello che sto vedendo in queste prime settimane è il risultato di quello che noi donne combattiamo continuamente. Le donne, nonostante i miei numerosi appelli, faticano ad arrivare. Faticano ad occuparsi della cosa pubblica. Di persone che si propongono per amministrare la cosa pubblica ci sono molti più uomini e molte meno donne. E questo è sicuramente il risultato di una cultura, che è quella che noi combattiamo, ma anche di aspetti più pratici della vita. Per questo, amiche, sorelle, io vi chiedo, superiamo questo limite insieme, fatemi capire in che modo io potrei agevolare la vostra partecipazione in questo cammino, perché è soprattutto con voi che io voglio percorrerlo. Concludo, così vi libero perché siete qui da un tempo enorme, concludo con due temi che mi stanno veramente a cuore. Il primo tema è quello della salute. Perugia deve tornare a ribadire con coraggio il primato della sanità pubblica e universale. È per questo che siamo molto orgogliosi di avere all'interno della nostra alleanza una lista che si occupa in maniera specifica dei problemi sanitari, segno di una politica che torna ad occuparsi dei problemi reali delle persone. Due anni per una mammografia. Questo non è un dato di fronte al quale il sindaco, che è il primo responsabile della salute dei suoi cittadini, ma deve tornare ad esercitare il suo ruolo di governo e di controllo. Pensiamo a Perugia come capofila di un modello di sanità pubblica che torna ad essere realmente un modello di sanità territoriale e di prossimità. Pensiamo, come diceva Marco, alle case e agli ospedali di prossimità. Pensiamo all'assistenza domiciliare, pensiamo ad una serie di servizi che dovranno essere integrati con il nostro ospedale. Ed è chiaro che quando parlo di salute parlo anche di salute mentale, perché non esiste salute senza la salute mentale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che il tema della salute mentale rappresenterà una delle emergenze che dovremmo affrontare nei prossimi anni. Per questo dovremmo inventarci delle strategie sempre più efficaci, non solo di presa in carico del disagio psichico, ma anche di prevenzione e di promozione della salute mentale. Concludo con un tema che purtroppo in questo momento in cui il nostro mondo in fiamme è sempre più attuale, che è il tema della pace. Perugia
deve tornare ad avere il coraggio della pace. E non è un caso che hanno passato i ragazzi una mattinata intera a riempire l'ingresso di questo posto di bandiere della pace, perché noi sogniamo una città aperta, cosmopolita, che sia in grado di curare le sue relazioni di pace. Perugia ed Assisi sono il simbolo di una marcia che rappresenta ormai a livello nazionale la migliore espressione di una cultura pacifica. Noi dobbiamo essere orgogliosi di essere la terra in cui è nata e si è sviluppata questa cultura dell'incontro, da San Francesco fino a Capitini. Pensiamo a una Perugia capitale della pace, dove possano avvenire i grandi tavoli di trattazione della pace. In questo momento abbiamo sempre più bisogno di costruttori di pace e in questo momento abbiamo sempre più bisogno di dire senza se e senza ma che noi siamo sempre dalla parte dei popoli e che Perugia, come l'Italia, ripudia la guerra. Per fare tutto questo abbiamo pensato ad una campagna elettorale che già da domani, ad una grande campagna d'ascolto che già da domani ci vedrà andare incontro alla città passo dopo passo, strada dopo strada. Abbiamo pensato ad un comitato elettorale che dovrà essere la casa di tutti e tutte, a prescindere dalle appartenenze. Un comitato elettorale dove incontrarci in ogni ora del giorno e della notte per lasciare che le nostre idee si contaminino e per strutturare un grande progetto per il futuro di Perugia. Vogliamo aprire una sorta di orecchio sulla città per dare corpo e spazio all'ascolto. Vogliamo raccogliere le istanze e i desideri di ciascuno di voi, le indicazioni di percorso che ci vorrete donare, per provare a costruire un enorme mosaico in cui ciascuno possa sentirsi rappresentato, nella completa consapevolezza che per poter saper fare bene occorre saper capire e che per saper capire occorre prima saper ascoltare. Sapete, questa capacità di andare incontro all'altro e di ascoltarne la parola è una delle eredità più grandi che ho ricevuto e questa eredità porta un nome, prima di tutto, che è quello di mia madre, Paola Bianchini. È lei ad avermi insegnato la bellezza di quelle vite il cui significato è inscindibilmente connesso al prendersi cura dell'altro. Ed è lei, in un sogno, ad avermi indicato la strada da seguire in questa nuova avventura. Non la sognavo da moltissimo tempo, eppure la notte prima che accettassi la candidatura è tornata. Mi aspettava all'uscita del Palazzo della Regione, mi ha guardata, mi ha abbracciata e mi ha detto una di quelle frasi sibilline, ma allo stesso tempo così potentemente chiare che solo l'inconscio può partorire. Mi ha guardata e mi ha detto: fai come sai fare tu, portali a piedi fino al mare. Io non so fino in fondo che cosa significhi questa frase. Non so fino in fondo quale sia il senso e il significato di quella barchetta di carta riciclata che ho scelto di farvi in dono e che hanno costruito una ad una le mie altre mamme, che sono l'altro pezzo di eredità gigantesco che mi ha lasciato mia madre e che voglio ringraziare. Una cosa però la so, il mare rappresenta indubbiamente quello che a Perugia ancora non c'è. E i passi ci indicano la necessità di percorrere una distanza.
Io credo che mia madre volesse dirci questo, che in questo compito noi dobbiamo essere capaci, senza esimerci dall'affrontare la realtà quotidiana che percorreremo passo dopo passo, di darci un respiro ed una passione che siano legate al domani. Il domani deve essere la nostra direzione ostinata e contraria, che ci porterà verso quello che a Perugia ancora non c'è, ma verso il cambiamento possibile che noi immaginiamo e che vogliamo. Per questo io vi dico, perugini e perugine che siete qui con noi stasera, a tutti quelli che incontreremo da domani mattina, a tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra campagna elettorale, che vorranno far parte delle nostre liste, che vorranno prendere parte ai nostri tavoli di partecipazione, questa campagna è vostra, vostra e di nessun altro. Non lasciamo che nessuno la sporchi, non lasciamo che le provocazioni, che la propaganda, che il fastidio nei confronti del dissenso sporchino il nostro impegno. Il nostro impegno è quello di tenere unita questa città, è quello di restituire a Perugia il ruolo che merita di avere in Umbria, in Italia e in Europa. Altri hanno soffiato sulla rabbia e noi soffieremo sulla speranza. Altri hanno fomentato le paure e noi abbracceremo le solitudini. Altri hanno voluto far passare l'ordinaria amministrazione per straordinarietà. Noi lavoreremo continuamente per offrire a Perugia un progetto concreto ed innovativo per farla tornare a sperare di potersi pensare grande. Per questo vi dico, amici e amiche, come direbbe il mio responsabile politico, abbiamo meno di 100 giorni per giocare una partita il cui destino sembrava già scritto. Possiamo farlo e dobbiamo farlo, io con voi e voi insieme a me. Proviamo a tornare ad animare con amore Perugia, la nostra città, il nostro tempo e la nostra anima, uniti fino alla vittoria. Opel GG639NG.